Grazie Presidente. Anch'io approfitto della presenza del Presidente Armao, anche se mi dispiace, vedete, certe volte ce la prendiamo con l'azione del Governo, ma mi dispiace dover sottolineare che su temi dove ancora dovremmo ascoltarci, dovremmo confrontarci, dovremmo creare punti di sintesi, l'Assemblea non appare, è evidentemente svuotata. E approfitto di questa presenza, Presidente, per evidenziare alcuni aspetti che in realtà sono ormai languono, che sono in attesa di un riscontro, che spesso sono passate da norme che persino il Parlamento ha voluto fortemente all'unanimità e che invece poi si sono infrante negli scogli, lasciatemi dire, talvolta dell'apparato burocratico, talvolta anche della lentezza, della eccessiva voglia di impantanarsi da parte della burocrazia. Mi riferisco intanto ai prestiti che dovevano essere dati alle famiglie, quei 15.000 euro che dovevano passare dall'IRFIS, quel fondo perduto per il quale in tanti ci siamo battuti e che poteva rappresentare un'importante boccata di ossigeno per le famiglie. Mi riferisco ai consorsi di bonifica, con quello che comporta tutto questo rispetto al mondo dell'agricoltura, rispetto agli impianti irrigui. Mi riferisco al mondo dei forestali, una riforma che evidentemente è da troppo tempo al palo, una riforma che rischia di impantanarsi sul tema del turnover. Vede Presidente, i forestali, lo dico chiaramente, io ne incontro tanti, mi dicono che questa, così come è immaginata, non può essere la strada da seguire. Mi dicono che non si può sacrificare sull'altare dell'aumento di qualche giornata di lavoro l'idea del turnover, cioè blocco assoluto per il personale che va in pensione. Questo significherebbe condannare un'intera categoria all'impossibilità di proseguire le loro attività in un mondo che è importante, che è quello della prevenzione degli incendi, che è quella della manutenzione, che è quella della salvaguardia della forestazione. Così come alcune norme che avevamo fatto, ricorderà Presidente quel bonus che abbiamo voluto anche insieme a favore dei lavoratori ASU, che sembra anche quello lì in attesa di risposte. Il bacino dell'emergenza lavoro, gli ex PIP, a fine marzo, non sappiamo questa vertenza come andrà a finire. Abbiamo voluto una norma che poi è stata impugnata, l'abbiamo modificata e ancora non sappiamo a fine marzo che cosa accadrà. Accadrà probabilmente che studi legali si stanno attrezzando per chiedere un risarcimento del danno in funzione della differenza retributiva e contributiva che doveva essere erogata a questo personale, che non è stata erogata e rispetto alla quale probabilmente interverranno i tribunali. Potremmo, Presidente, andare così avanti sui temi della struttura sanitaria, sul tanto personale impegnato, dagli OSS agli infermieri, al personale medico, a quello amministrativo, in una fase emergenziale che è stata quella del Covid, che ha visto impegnate all'interno delle strutture sanitarie questo personale che di fatto ad oggi non ha certezze e prospettive. Ma potremmo continuare con i dipendenti degli ex Keller, che avevamo anche questi recuperato con una norma e che anche loro sono in attesa di un riscontro operativo rispetto a quello che dovrà accadere all'interno dell'ANAS o di chissà quale altro meccanismo che siamo in attesa di vedere per un possibile riscontro. O ancora, Presidente, il tema della mobilità. Una città metropolitana, quella di Palermo, gestita da un sindaco che è ovviamente anche il referente di un'area vasta, dove è divenuto impossibile percorrere delle strade che sono ormai impraticabili, non soltanto dalla città verso le aree interne, ma anche semplicemente volendosi spostare da un paese all'altro. Ma di quale turismo vogliamo parlare? Se arrivando all'aeroporto di Palermo, per arrivare nelle aree alte delle Madonie,
bisogna percorrere oltre 2 ore di strade che sono tracciate. Vede, Presidente, ci sono tante cose che meriterebbero di avere ciascuno una seduta d'aula dedicata. Il tempo a mia disposizione ormai è finito, l'aula è vuota, tanti, troppi hanno deciso di abbandonare al proprio destino queste categorie. Noi, Presidente, per questo ci rammarichiamo, certamente però non possiamo stare zitti e dobbiamo continuare in questa battaglia, in queste battaglie che sono battaglie di giustizia e di equità sociale.